benvenuti in questo nuovissimo video. Prima di cominciare, come sempre, tempestate di like questo video e arriviamo a 10.000 like. Quindi, come al solito, vi do 3 secondi di tempo per mettere like. Vai! Bene, ora che avete messo like a questo video, oggi andremo a visionare una nuovissima canzone di Muhammad Swag, Li Migliori, che praticamente è la parodia di Happy Birthday di Sfera Ebbasta. Cioè, praticamente ha la base musicale di Happy Birthday di Sfera Ebbasta. Però sono curioso di sapere la strofa e il ritornello di Muhammad Swag. Muhammad Swag, Swag, Swag. Muhammad Swag, Swag, Swag. Se già comincia così, tipo Sbrex, no? Swag. Ci l'ho staccato, sono li migliori. Che ha detto? Ce l'ho spaccato, sono li migliori. Ce l'ho spaccato, sono li migliori? A chi gliel'ha spaccato? Aspetta, vabbè, ma abbiamo capito male, no? Io spero di aver capito male. Lo voglio risentire un attimo, perché forse ho capito male. Ce l'ho spaccato, sono li migliori. No, dice proprio, ce l'ho spaccato, sono li migliori. Cioè, ok, gliel'ha spaccato a qualcuno. E ovviamente loro sono i migliori, perché gliel'hanno spaccato a colui. Non si sa cosa gli hanno spaccato, però si può intuire, no? Si può intuire. Sono i migliori. Lui è Feng, io sono Muhammad Swag. Lui è? Lui chi è lui? Lui è Feng, io sono Muhammad. Cioè, lui è Feng, praticamente il cugino di Jackie Chan. E lui è Muhammad Swag. Tutto in rima comunque, mi piace, mi piace. Poco can, non ci soldi. Ha! Ma ci l'ho amico Feng, parli come Jackson. Non mi rompere lì. Rompere li bali. Ha un parlare tutto suo, ormai è uno slang di Muhammad Swag. Raga, comunque ne approfitto per dirvi che in descrizione vi lascio i link delle parodie che ho fatto fino ad ora su Muhammad Swag. Andatevela a vedere, perché sono veramente di quell'epico, ma di quell'epico veramente universale. Link in descrizione. Sì, sono io i campioni del... Che posti l'ha girato sto video? Cioè, sono posti stranissimi. Cioè, da che si trova in mezzo alla foresta, cioè nel Burundi, da che si trova in una villa con piscina. Cioè, sono tipo cose completamente agli antipodi. Cose completamente diverse, da, proprio dalla A alla Z. Editor, voi lo so, siete tutti curiosi. Vuoi sapere chi sono, ma non si può. No, metti scarpe sui piedi, vai giù, vai. Dai, cacchio! Comunque, raga, ne approfitto sempre per dirvi che tutti i miei link sono in descrizione. Iscrivetevi a questo canale YouTube se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina. Il mio Instagram, come al solito, ve lo impiallo potentemente nel vostro apparato retale qua sotto. Mi raccomando, stalkeratemi anche su Instagram. Ed inoltre, sempre in descrizione troverete il link del mio secondo canale YouTube. Mi raccomando, andatevi ad iscrivere in massa anche a quel canale YouTube e attivate la campanellina anche lì. C'è fan che mi spetticoli sui bombo. Carabinieri cinè, lo ricerchino me, vaffanculo anche te. Cioè, praticamente lo cercano tutti, la finanza, i carabinieri, tutti. Ci l'ho spaccato. E lui insiste e persiste, sottolinea che gliel'ha spaccato. Non dice a chi, però potrei presumere che gliel'abbia spaccato a Feng a sto punto, no? A Jackie Chan. Però non lo specifica, cioè lo dice, lo fa intuire che gliel'ha spaccato. Perché dice gliel'ho spaccato, però non dice il soggetto. Tutti sanno che mi piaci con i grossi. Non mi frega se non ci l'hai tetti grandi. No, vabbè, sono gusti, questi sono gusti, raga, eh. Ci l'ho spaccato, sono li migliori. Lui è Feng, io sono... C'è da notare come ballano, cioè, soprattutto poi Feng, che balla a metà tra Michael Jackson e uno che magari ha avuto qualche problema alle gambe e non si può muovere bene, praticamente. Vabbè, comunque, in ogni caso, raga, di che balla la Michael Jackson? Di che balla tipo... Vabbè, ormai ci siamo abituati, no? Sì. Muhammad Swag, poco can, non ci soldi. Ma ci l'ho amico Feng, balli come Jackson. Non mi rompere li bali, no. Eh no, non si...
si può, ma è meglio che non si può, visto che, come dici nella canzone, ti cercano i carabinieri. Cioè, è meglio che non si può, sinceramente. Comunque è un grande. È divertentissimo. Mi vedi in giro per strada con il borsone in spalla, anche se non vendo. Comunque raga, voglio aprire una piccola parentesi a favore di Muhammad Swag, che mi ha contattato in direct e che mi ha fatto i complimenti per le parodie che ho fatto su di lui. Ecco, lui, a differenza di altri, almeno lui l'ironia la capisce, e quindi mi ha fatto i complimenti, gli sono piaciute, e questo ovviamente mi ha invogliato a fare anche quest'altra. E io credo che lui comunque la stia guardando. Mi ha anche, tra l'altro, commentato anche i video parodie che ho fatto su di lui. Quindi sono contento che gli siano piaciuti, anche perché lui in primis è ironico, perché il suo è un personaggio, quindi lui, a prescindere, essendo ironico, è logico che capisce l'ironia. Questa è una piccola parentesi mia e personale, perché sono stato contento che gli sono piaciute le mie parodie, ma andiamo avanti. E mi guardi e mi chiedi chi ori sono, ora che ti compri un orologio. E mi guardi e mi chiedi che ore sono, ed è ora che ti compri un orologio. Beh, ha ragione. In effetti dice, me lo chiedi sempre a me, comprati un orologio. Ma se hai il cellulare dovresti vederlo dal cellulare che ore sono, perché i cellulari al giorno d'oggi hanno l'orologio incorporato. Vabbè, ma questi sono dettagli, no? Andiamo avanti. Io e Feng siamo i migliori, non c'è ni no. Ce l'ho spacca. Che poi se dice ce l'ho spacca, sembra che sta parlando di se stesso, cioè che se l'è spaccato. Vabbè, andiamo avanti. È vero o no? Raga, scrivetemi nei commenti cosa ne penserebbi voi di questo testo. E quando dico penserebbi, ovviamente sono ironico. Ma cosa ne penserebbi, raga? Scrivetemelo nei commenti. Lui è Feng, io sono Muhammad Zweck. Porco can, non ci soldi. Ma ci l'ho amico Feng, balli come Jackson. Non mi rompere i bali, oh eh. Non ci rompete i bali, hai detto bene, grande. Sono io i campioni dell'Itor. Voi lo so, siete tutti curiosi. Vuoi sapere chi sono, ma non si può. Ti l'ho spaccato, grande, happy birthday. Io mi immagino questa canzone, lui che fa un feat con Sfera Ebbasta. Lui che dice ti l'ho spaccato, e Sfera Ebbasta che risponde happy birthday. Cioè, ti l'ho spaccato, happy birthday. Te l'ho spaccato, buon compleanno.